Rocco Siffredi e il suo erede nel settore. Nel panorama del cinema per adulti, Rocco Siffredi si distingue per la sua immensa popolarità e venerazione. La sua carriera di successo ha portato Netflix a dedicargli una serie, segno del suo impatto significativo. Durante una presenza nel programma Gurulandia, Siffredi ha espresso la propria opinione su chi considererebbe il suo erede naturale nel settore. Il giudizio su Stefano De Martino. Siffredi ha identificato in Stefano De Martino una figura che potrebbe rappresentare la sua successione, sottolineando che De Martino, nonostante non provenga dal suo stesso ambito, possiede caratteristiche che lo renderebbero adatto. Afferma: il mio erede naturale? Prima avrei menzionato nomi come Francesco Totti e Antonio Cassano, ma adesso c'è Stefano De Martino. Lui non solo è perfetto per il fisico e l'aspetto, ma è anche un grande performer. Potrebbe svolgere il mio lavoro facilmente e, da quanto ne so, Belen può confermarlo. Il filmato dedicato a Rocco Siffredi su Netflix è descritto come un riflesso della sua vita reale, con alcune porzioni romanzate per tutelare l'identità delle persone vicine a lui. Riguardo alla possibilità di un seguito, Siffredi ha espresso incertezze, affermando: realizzare una serie sulla mia vita è già complicato. La creazione di una seconda stagione implica una narrativa difficile. Ho scelto Alessandro Borghi per il casting, in accordo con la produzione e per le sue straordinarie capacità attoriali, a partire da esempi come Suburra e Sulla mia pelle. Siffredi ha evidenziato la professionalità di Borghi, sottolineando come il suo lavoro fosse in linea con la sua visione e il suo personale approccio alla recitazione. Ospiti al programma: Rocco Siffredi, Stefano De Martino, Belen Rodriguez, Alessandro Borghi, Francesco Totti, Antonio Cassano.